Bella gente, oggi siamo con un nuovo video della Vanilla. Eccoci qua, tornati nella serie multiplayer che manca da una settimana perché sono stato in vacanza. Allora ragazzi, mentre vado a prendere del cibo nella nostra casa, nel nostro magazzino sottoterra, avrete visto la UHC, spero di sì. Comunque ve la lascio nelle schede qua in alto, almeno un episodio probabilmente. E comunque andatela a vedere perché è una serie che merita. Nonostante la sua poca durata, è veramente una gran bella serie. Spero che vi stia piacendo quello che sto facendo ultimamente. Adesso vi faccio vedere che in vacanza, non avendo nulla da fare, con 0.60 di upload, anzi di upload 0.20, ma di download 0.60, mi sono messo qua nella vanilla a fare un piccolo percorsino che mi porta qua. Per il momento c'è solo questo, con l'entrata che c'ha, per dire, questi banner a forma di chest che adoro. E questa è entrata così, che bene o male è rimasta uguale. Qua ci ho messo un tappetino, qua questo piccolo design qua. Ogni tanto ho aggiunto questi blocchi qui e l'andesite. Poi qua si va nella zona libri, dove ci ho messo questi due quadri bellissimi ai lati con questi. Se vi chiedete perché ho questi quadri, sono le texture della Hermitcraft. E questa è la zona enchant, che è un po' bruttina per il momento. Qua la zona del nether, che per il momento è lo schifo più totale. E qua bene o male è rimasto tutto invariato. E stessa cosa anche di qua. E dovrò mettere a posto le chest. E magari c'ho del cibo nelle chest. Nabbo, mangiavi le carote. Grazie Nabbo, anche le patate. Bravo Nabbo. Poi vi volevo far vedere che qua ho messo a posto le ultime cose della casa. E devo dire che sì, è carina, abbastanza carina. Ho aggiunto il pavimento, qua questa striscia d'acqua e qua una scala che non mi convince tanto questo albero, vedrò di far qualcosa. Dove qua c'è il letto del signor guardiano del faro e qui c'è la sua bellissima, che non è neanche poi così tanto bella, campana, che userà per avvertire un problema, robe del genere. Come vedete qua c'è questo piccolo bicchiere che sarà la base del nostro faro. Qua sarà ancora da terraformare, ragazzi, queste cose le faccio off camera perché sennò mi viene il crollo mentale. E devo dire che la nostra zona acquatica sta diventando molto molto bella. E voglio annunciare anche una cosa, che qua ho messo dei sistemi di luce molto scarsi, che magari adesso non ho avuto tempo di farlo, però ho intenzione di farlo, cioè mettere tipo uno di questi blocchi qua, non mi ricordo come si chiamano, i daylight sensor, tipo lassù in alto o da qualche parte, e fare il sistema delle luci notturne collegato, cioè redstone che passa sotto e quando è notte si accendono le luci, quando è giorno no. Per il momento sono dei cespuglietti così. Poi comunque vi stavo dicendo sul fatto dell'annunciare che ho intenzione di fare la farm di tridenti, quella river, o almeno penso quella lì, perché mi sembra quella più potente. Sì, sicuramente è la più potente di tutte e mi piace come farm e vorrei un tridente. Capisco, potrei fare quella piccola, ma voglio fare le cose in grande, ecco. Vedete che ho il piccone senza utilizzi, perché prima di iniziare il video, tutto contento e fiero, lo lancio per sbaglio dentro il fuoco, perché ero andato un attimo nel nether a recuperare due robe e giustamente l'ho lanciato invece di premere la W. Ho fatto così con la Q che è lì di fianco e l'ho buttato nella lava, giustamente. Comunque direi di prendere la shulker box e prendere i materiali, che per il momento sono questi. E che cosa dobbiamo fare? Allora, vi dico subito che dovremo alzarci tipo di 2 per fare quello bianco, lo strato bianco, per poi alternare al rosso, bianco, rosso, bianco, rosso e così via. Qua come vedete si inizia a stringere il nostro faro e viene bene o male una cosa del genere, così, esatto. Ovviamente ho fatto il cerchio storto, vero? Cavolo, però sono un cretino di schifo anche io, però
Cioè, veramente ho fatto il cerchio storto, ma come posso servirla? Vabbè, si spacca tutto, capito. Ma dopo tutto, non mi chiamerei Ender Nico se non avessi sbagliato qualcosa. Quindi, nel senso, mi sembra ancora tutto nella norma. Ok, siamo arrivati a questo punto dove il nostro faro è un bicchiere di latte. Che cosa ho costruito? Fammi vedere un attimo. Oh mio Dio, che schifo. Oh mio Dio, no ragazzi, no, non si può vedere. C'ho altri blocchi, vero? Sì, ok. Allora atterro magari sopra e lo butto giù perché è inguardabile, veramente. È uno schifo, è un bicchierino, cioè un corallo gigante questo, eh. Allora, oltre al fatto che lì sotto c'è la compagnia dei marinai allegri e coccolosi, diamo fuoco a tutte le malvagie persone che mi riguardano e direi di continuare dall'ultimo layer qua in basso ed alzarci ancora un po' per il livello base. Poi comunque lo renderemo abitabile perché comunque ci deve vivere il guardiano del faro, cioè lui vivrà là, però lì ci dorme, qua deve lavorare, fai le scalette, fai tutte le varie gagatine del caso. E risolvi tutto. Solo che deve essere alto, non quel birulotto di prima. Facciamo una roba del genere. Qua alto 3, gli altri alto 2. E già sta venendo qualcosa di più alto e bello. E direi di fargli un ultimo layer da 3 qua nell'ultimo coso. Per poi andarci a ridurre sempre di più. Visto che sono caduto, sfrutto il fatto per vedere. Ecco, adesso c'ha molto più senso. Non ha quella forma di brutto inguardabile che aveva prima. Ora probabilmente non riuscirò mai più ad atterrare sopra quel coso, sopra quel blocco. Ma ci si prova. No, 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 tuo cuore, oh. Aiuto. Non ce la farò mai, vero? Ho capito. Atterro da un'altra parte. No. No, 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 no,
momento mi sto concentrando principalmente nella zona alta, cioè nella zona della baia del nostro oceano, ma più avanti ho intenzione magari, adesso appena esce World Edit, possibilmente tipo da là, quella linea là, fare tipo un perimetro, lasciare integra questa zona per poi cancellare quasi tutto il mondo, a parte la giungla là dove c'è la casa dei pappagalli, la torre dell'aria, diciamo, e praticamente rigenerare il mondo, quindi con le alghe, con tutti i mob, con la roba, eccetera, per poi avere la possibilità di creare là sotto un bel mare bello, perché questo è un po' bruttino, tante cose interessanti, come magari la farma di tridenti, anche se non la farò nel mare, la farò in un fiume, come magari, per dire, delle navi laggiù a caso, completamente a caso, che tu giri con l'elitra e vedi ste navi, quanto ci sta? Giri con la tua barchetta e ti vedi sti relitti magari un po' distanti tra loro. Sì, ragazzi, ci può stare. E comunque siamo arrivati al culmine più alto del nostro farone. È alto e ci sta, mi piace abbastanza. Adesso vado a prendere magari della cobblestone, perché magari qui cobblestone wall faccio il sistema carino e coccoloso delle lampade e tutto il cobblestone wall che li attirano, e poi si può concludere l'episodio. Si fa una roba del genere e qui nel centro magari si fa una roba così. Forse ne ho craftate un po' troppe, forse potrei fare una roba diversa. Per il momento, ragazzi, è così. Si mettono queste lampade qua, queste lampade qua, e ora spero nel buon Dio che funziona. Se io faccio così, si accende solo quella. Ok. Ok. Che faccio? Ci avessi mai capito qualcosa al primo colpo, ma scherzi, scherzi. Si fa questo coso, questo pirulotto in alto, che è molto molto carino. Ora, ragazzi,
Aspetto la notte, vediamo che schifo è quella cosa lì sopra. Allora, oh mio Dio. Tralasciando il fatto che le lampade sono accese nonostante io le abbia impostate per la notte, il faro senza finestre e robe così è uno schifo assurdo. Oh mio Dio, no? Ok, grazie. Che dire, ragazzi? Metto a posto off camera che è meglio perché le luci che rimangono accese con l'impostazione diurna, che ho visto che è così, è un po' strano. Poi ce ne metterò altre, ci metto il vetro, ci metto tutto, ci metto le finestre, ci faccio la scaletta interna e finisco gli ultimi particolari, magari l'andesite la metto ancora un blocco più in fuori da qua, quindi che parte da qui, che mi sembra molto più carino, anzi. Se io invece dell'andesito usassi la cobblestone, non vuoi che magari sta meglio? Sì. Sta molto meglio e poi magari vedo come decorare tutto l'interno, eccetera. Comunque ci si può fare. Non mi piace troppo, però non mi fa neanche troppo schifo. Perché da una parte è così. Ci manca un molo a noi qua nella zona che si potrebbe fare qui in giro. Si vedrà, si vedrà. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Vi invito a lasciare like se non l'avete già fatto. Arriviamo a 15 per questo episodio. Ci vediamo al prossimo video da Endermico è tutto. Bella!